Al cinema è normale vedere dischi volanti, mostri preistorici, fantasmi e viaggiatori del tempo, ma se questi fenomeni appaiono in un film all'insaputa del regista e degli artisti degli effetti speciali, beh, le cose si fanno decisamente più inquietanti. Per esempio, come si spiega quello che sembra essere un UFO che sfreccia in una scena del film Lo Squalo? E che cosa sono quelle strane creature volanti che si intravedono per alcuni secondi in Quarto Potere? Ed è il fantasma di un bambino quello che compare dietro una tenda in Tre scapole e un bebè? Secondo alcuni si tratterebbe di riprese accidentali di autentici fenomeni paranormali. Ma è proprio così? È quello che cercheremo di capire insieme in questo nuovo episodio di Strane Storie. Bentrovati naviganti, io sono Massimo Polidoro e questa è Strane Storie, dove ogni venerdì ci ritroviamo per indagare storie misteriose e ai confini della realtà. Per chi è nuovo di queste parti, segnalo che se vi piacciono questo tipo di storie e non volete perdere le prossime, beh, vi invito a iscrivervi al mio canale e a cliccare sulla campanellina. Chi poi vuole seguirmi anche altrove, alla fine di questo video vi dirò come fare. E ora cominciamo! Sono diversi i film in cui si intravedono luci che si spostano in cielo senza alcun collegamento con la storia. È vero che molte persone vengono attaccate da shark in 3 feet of water, about 10 feet from the beach. You're gonna need a bigger boat. A circa 1 ora e 32 minuti dall'inizio dello Squalo, per esempio, di Steven Spielberg, alle spalle del protagonista, interpretato da Roy Scheider, si vedono in rapida sequenza due oggetti luminosi sfrecciare nel cielo notturno. Tutto bene? Ehi, Marty? Tutto bene? Alcuni hanno pensato che si trattasse di meteore, ma poi si è scoperto che quella scena era stata girata di giorno con una speciale lente che rendeva tutto più scuro per dare l'impressione che fosse notte. Una tecnica molto usata un tempo quando non si poteva girare col buio e non esisteva la possibilità di alterare lo sfondo in modo digitale. Ma se la scena è girata di giorno, vorrebbe dire che i due oggetti avrebbero dovuto essere molto grossi e luminosi per poter essere filmati. Un fenomeno astronomico dunque molto raro, magari che sarebbe certamente stato registrato però dagli osservatori all'epoca, invece non lo fu. Poteva dunque trattarsi di autentici dischi volanti? La soluzione al mistero la diede lo stesso Spielberg tempo fa, spiegando che quando era bambino suo padre lo portò una notte a vedere una pioggia di stelle cadenti. Ne rimase così affascinato che, divenuto regista, per qualche tempo prese a inserire stelle cadenti nei suoi film come una sorta di firma. Tutto bene? Ehi, Marty? Più facile che un UFO compaia in Men in Black, che parla proprio di extraterrestri, ma c'è una scena in cui due luci impreviste si muovono lente nel cielo sullo sfondo della World's Fair a New York. You don't want to eat me. I'm a very important person. L'esperto di effetti speciali Peter Hassel, che ha indagato su questi e altri misteri cinematografici, ha potuto accertare che le luci appartengono a due normali aeroplani in fase di atterraggio. Poco distante, infatti, si trova l'aeroporto La Guardia. Quarto Potere di Orson Welles è ancora oggi considerato il più grande film della storia del cinema, ma pochi immaginano che potrebbe essere anche l'unico a contenere immagini di autentici pterodattili in volo. La
scena da guardare attentamente ha circa 1 ora e 42 minuti e dura una decina di secondi, mentre sullo schermo è in corso una cena all'aperto che sembra sia stata girata nelle Everglades della Florida. Sullo sfondo si vedono svolazzare almeno 4 enormi uccelli con lunghe zampe. Sono forse pterodattili? In realtà la scena fu girata in teatro e lo sfondo non è reale, ma è un'immagine proiettata su uno schermo. Gli uccelli erano delle gru animate meccanicamente, volute proprio da Orson Welles per dare alla scena maggiore realismo. Facile scambiarle per pterodattili, visto che ricordano molto da vicino gli pteranodonti meccanici visibili nel primo film di King Kong. La storia del fantasma visibile nel celebre film di Leonard Nimoy, Tre scapoli e un bebè, è tra le più inquietanti e diffuse sul web. In una sequenza circa 59 minuti dall'inizio, l'attore Ted Danson dialoga con l'attrice che interpreta il ruolo di sua madre. Mentre i due si spostano attraverso le stanze, dietro una tenda si intravede la sagoma di un bambino. Quella che potrebbe sembrare un'inquadratura sbagliata è invece un interessante documento che ci mostra l'apparizione di un presunto fantasma, così dice per esempio un tipico sito dedicato al paranormale. Infatti, continua, prima che vi girassero il film, quella casa era realmente abitata e la signora che viveva lì, vedendo quei pochi fotogrammi, ha subito riconosciuto suo figlio, morto tragicamente prima che cominciassero le riprese. La morte sarebbe stata causata da un colpo accidentale che partì dal fucile del padre. Se si guarda il film dopo aver letto una descrizione del genere, la scena è rintracciabile facilmente, è facile rimanere impressionati quando effettivamente compare all'improvviso e senza motivo la figura di quello che sembra un bambino dietro una tenda. La verità è che quella scena fu girata su un set cinematografico di Toronto e non in un'autentica dimora. Well, we shot on a soundstage. They built the set and all. And... No, you can't. You have to go along with the story. Quanto alla figura dietro la tenda, non mostra un bambino, ma è una sagoma di cartone che riproduce proprio Ted Danson in abito da sera, realizzata per motivi promozionali e forse dimenticata sul set. In un'altra inquadratura la si vede esattamente per quello che è. It actually is. It is a cardboard cutout of Ted Danson. No, it's not. Wait a minute, let me see the other one. No, that's, I believe that's a ghost. You think it's Ghost Boy? I think it is Ghost Boy. Actually, I'm going to call Ted and Steve because I think we participate in the video sales. It's a ghost. Smart man. Smart man move right there. Un fantasma comparirebbe anche nella scena del funerale del padrino, per esempio, di Francis Ford Coppola. Quando Al Pacino si alza, si vede effettivamente sulla destra il volto trasparente di una donna che sembra masticare qualcosa. Il giornalista Roger Ebert però ha risolto l'enigma intervistando Kim Aubrey, produttore della serie in DVD. Se guardate i fotogrammi che precedono questa scena, vi accorgerete che si tratta dell'attrice Morgana King, seduta accanto ad Al Pacino, forse riflessa da un filtro, dice Aubrey. Quello che ha infastidito Coppola e divertito me è invece il fatto che la King mastica una gomma, perché mai il suo personaggio dovrebbe fare una cosa del genere, soprattutto al funerale del marito. Semplice, perché pensava di non essere inquadrata. La storia del cinema è costellata di incidenti fatali accaduti durante le riprese. L'attore Brandon Lee, figlio di Bruce Lee, fu ucciso dal frammento di un proiettile a salve sparato per sbaglio durante una scena di Il Corvo. Oh, fuck.
Il pilota Art Scholl precipitò nell'oceano durante un'acrobazia per il film Top Gun e Harry Connell, la controfigura di Vin Diesel in XXX, morì durante una caduta. Ma in tutti questi casi, pur se filmato, il momento di ciascuna di queste morti non è mai stato mostrato né incluso nei film per rispetto delle vittime e dei loro familiari. I was. I'm not anymore. I guess you really will need my help, won't you? Tuttavia, esiste un film dove si dice che una comparsa si sarebbe impiccata a un albero e la scena sarebbe rimasta al suo posto perché nessuno se ne accorse se non molti anni dopo. Il film era niente meno che Il Mago di Oz e la scena incriminata mostra Dorothy mentre si allontana con i suoi tre compagni alla ricerca del mago. Sullo sfondo, tra le piante, si vede un movimento che alcuni hanno interpretato come uno dei nani presenti nel film che si suicida per una delusione amorosa. L'episodio ha fatto così tanto scalpore che la MGM, produttrice del film, ha dovuto chiarire che nessuno si è impiccato sul set. Il movimento era stato provocato da uno dei 300 uccelli esotici usati per le riprese. In particolare si trattava di un grosso emu che sbatteva le ali. Il movimento avviene così lontano e con poca luce che ognuno finisce facilmente per vederci ciò che vuole. Il fatto è che la scena fu girata su un set di un teatro di posa, pieno di tecnici, e nessuno vide un'impiccagione o trovò tantomeno una persona morta appesa a un ramo. Ma per chi crede alle cospirazioni, tutta la troupe avrebbe potuto essere stata convinta a mantenere il silenzio per evitare uno scandalo fatale al film. La palma di film più misterioso, tuttavia, spetta una pellicola del 1927 del regista Todd Browning, intitolata Il fantasma del castello, London After Midnight è il titolo originale. È un film dell'orrore interpretato da Lon Chaney, truccato in una maniera particolarmente terrificante. L'ultima copia esistente del film andò distrutta in un incendio nel 1965 e tutto ciò che ci resta è solamente una serie di fotografie di scena. Tuttavia, un autore anonimo che sostiene di aver visto il film ha raccontato al periodico ufologico UFO Roundup che nel film sarebbero evidenti prove di viaggi nel tempo. Nella pellicola, infatti, sarebbe stato possibile riconoscere una sveglia digitale del 1974, una lanterna Coleman a batterie entrata in produzione solo nel 1985 e addirittura la cantante Mariah Carey, nata 43 anni dopo il film, che comparirebbe nella scena del teatro. L'indagine è resa difficile dal fatto che non esistono copie del film, ma Peter Hassel, esaminando il copione e le fotografie sopravvissute, ha accertato che non sembra ci fosse nessuna scena ambientata in un teatro e tantomeno esiste un'immagine che ritragga un'attrice somigliante alla Carey. Inoltre, nonostante tutti gli sforzi del ricercatore, non è stato trovato niente che somigli, anche lontanamente, a una sveglia digitale. Quanto alla lampada Coleman, Dave DeFratt della Coleman Collectors Club ha osservato le fotografie e ha concluso che la lampada del film non è una Coleman. La lanterna del film sembra di quelle a stoppino, dice questo DeFrates, e non a batteria come la Coleman. Assomiglia piuttosto a una lanterna Dietz numero 6, alimentata a cherosene e prodotta a partire dal 1895. E in effetti le lampade Dietz sono pressoché identiche a quelle del film. E dunque, nessuna prova di possibili viaggi nel tempo sembra documentata in questo film, ma che dire allora di quella donna che compare per alcuni secondi nel Il Circo di Charlie Chaplin del 1928 e che sembra parlare a un telefono cellulare? È stato il regista inglese George Clark a notare la stranezza in un DVD del film di Charlie Chaplin, Il Circo. Tra gli extra, infatti, vi sono le riprese della prima teatrale del film a Hollywood e tra quelli che passano davanti al teatro c'è anche la signora in questione. Clark, un po' scherzando e un po' no, dice che non c'è altra spiegazione per il suo gesto se non quella per cui starebbe parlando a un telefono cellulare.
Peccato che nel 1928 non esistevano ancora e dunque non potrebbe che trattarsi di una viaggiatrice nel tempo. Tuttavia, c'è anche un'altra possibilità. Forse la donna sta tenendosi all'orecchio un cornetto acustico, tipo quello che vediamo nella foto. Era uno strumento comune, piuttosto diffuso all'epoca per chi aveva problemi di udito, e forse la donna parlava per provarlo oppure per rispondere a qualcuno fuori campo, fuori dall'inquadratura, insomma, che la avvertiva che c'erano delle riprese in corso. Certo, è molto più divertente pensare a una viaggiatrice nel tempo, ma in questo caso sarebbe lecito chiedersi con chi diamine stava parlando al telefono nel 1928? Io sono Massimo Polidoro, vi ringrazio per essere stati con me. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale se già non lo avete fatto e vi ricordo il mio libro Il mondo sottosopra. Vi segnalo anche che se volete seguire più da vicino il mio lavoro potete farlo attraverso le stories di Instagram che pubblico tutti i giorni oppure seguendo il gruppo su Facebook dove si ritrovano altre persone con i nostri stessi interessi o anche ricevendo il bollettino dei naviganti, cioè la mia newsletter settimanale con cui condivido anteprime e anticipazioni sul mio lavoro. Fin qui dunque non sembra siano stati documentati su pellicola cinematografica autentici fenomeni paranormali o altri misteri, ma i film in circolazione sono talmente tanti che qualche sorpresa è sempre possibile. E chissà, forse tra di voi qualcuno riuscirà a sorprendermi. E allora mandatemi le vostre segnalazioni di possibili fenomeni anomali che pensate siano stati registrati accidentalmente in qualche film. E ne riparleremo molto presto. Se volete approfondire l'argomento di questa puntata, potete farlo anche con i libri, gli articoli, i video che trovate segnalati qui sotto nella descrizione di questo video. Ditemi che cosa ne pensate, lasciatemi un vostro commento e segnalatemi altre strane storie che vi piacerebbe affrontassi. Io cercherò di accontentarvi. A presto! Anch'io lavoravo nel cinema una volta, sa? Non ne dubitavo, sa? Vabbè, mi ricordo per esempio di un produttore di Hollywood, un bel tipo, che una volta produsse un film sulla vita di Cristo. E allora? Questo produttore vede le prime scene del girato e dice: ma che diamine sono quei 12 tizi che girano con Gesù Cristo? E l'altro gli risponde: ma sono gli apostoli. E il produttore: sì, bene, questo è un colossal, di apostoli ne voglio almeno 50.